Salve, benvenuti a Palazzo d'Avanzati. Io sono Francesca, lavoro in questo splendido museo da qualche mese e oggi, se vi va, vorrei accompagnarvi in un luogo piccolo piccolo ma ricco di sorprese. Venite con me? È uno degli studioli dell'antico palazzo. Qui avremmo visto il capofamiglia intento a controllare i conti o ad acculturarsi come un vero uomo rinascimentale. Ma di quello ormai rimane solo l'ombra e le pareti di questo ambiente raccontano storie non più di uomini, ma di oggetti. Ascoltiamo la nostra prima narratrice, la cassaforte. Custode di oggetti preziosi, documenti e gioielli, è essa stessa il vero gioiello, grazie al suo meccanismo nascosto che permetteva di far muovere tutte queste figurine, come ci suggeriscono loro due, ancora immortalate in una danza iniziata secoli fa. Ma il mio preferito è lui, l'armadio. Anche se non ne avete mai visto uno, è facile capire cosa contenesse. Splendide armi da parata. Ma come facciamo a sapere cos'era? Beh, sempre grazie alla voce della storia, che qui non sussurra solamente, ma si fa ben sentire. Non dedicato a Bacco, ma a Marte gradivo. Non riempitemi di vino, ma di guerra. Insomma, l'avete capito, ogni stanza ha una sua memoria, ogni oggetto ha un'anima e la storia vi parla da ogni angolo di Palazzo d'Avanzati. Ascoltate!